Speranza millennio. Favola o auspicio? In un bar del centro di Modena c'è un vecchio barbone seduto ad un tavolino. Ha davanti un bicchiere di vino bianco, l'espressione assorta e lo sguardo fisso sull'ignoto. Si avvicina un ragazzo, lo guarda stupito. Non ha mai visto un barbone davvero, solo nei film o alla televisione. Non sa come attaccare discorso, ma lo vuole fare. È spinto da una strana curiosità che quasi lo opprime. Lo prende, lo affascina, insomma, si presenta. L'approccio è banale, eppure piuttosto desueto nel contesto di tempi di incomunicabilità tra la gente, nella fattispecie tra giovani e anziani. Ma il vecchio sorprendentemente risponde, dopo aver osservato con curiosità l'interlocutore, con fare pacato e gentile. Il mio nome è Speranzo Millennio, sono cittadino del mondo ora, ma nacqui a Bondeno. Troppi anni or sono, la lasciai in tempi in cui tutti lavoravamo con fatica, pescavamo per diletto e per necessità nei limpidi corsi d'acqua del circondario che fungevano pure da piscine, ove imparavamo a nuotare. L'aria era tersa e pura, non c'erano tante auto, industrie inquinanti, molta povertà, tanti sacrifici, un po' di fame, ma quanti amici e quanta solidarietà. Per chi aveva problemi economici, una bella colletta e la famiglia in difficoltà veniva assistita. Nessuno moriva di stenti. Ma avete parenti, amici, conoscenti? Vedo che siete solo, come mai? La curiosità si amalgama con non so che di compassione per quell'uomo in così male arnese, al punto che il giovane pone senza imbarazzo domande perfino invadenti. No, caro ragazzo, non ho più parenti. Gli amici poi, anche se ne dovesse rintracciare qualcuno, potrebbe pensare che ho qualche necessità e li metterei inutilmente in imbarazzo, perché in verità a me non manca nulla. Ho una certa pensione che mi consente di sopravvivere, una bicicletta che mi porta per l'Italia e la serenità di sapere che fra qualche tempo, quando qualcuno vorrà, me ne andrò in punta di piedi. Nessuno piangerà, farà smanie, spargerà lacrime, e non dar dolore alla gente è un bel vantaggio per un vecchio, inventore quale sono io. Sì, inventore, anzi, giovanotto, guarda un po'. Il vecchio, davanti allo sguardo stupito del ragazzo, apre la borsa consunta e sdrucita che tiene vicino le gambe del tavolino e ne trae un pacco di carte, rese giallastre dal tempo, con sopra un'infinità di disegni, forme, scritte, più o meno chiare e comprensibili. Il giovanotto però, che da qualche anno è iscritto in ingegneria, ha dimestichezza con formule, disegni tecnici e tutto ciò che riguarda la struttura meccanica o edile. Dopo un sommario controllo, spinto da una forma di curiosità che lo prende quasi inconsciamente, si rende conto che ciò di cui lo strano individuo gli sottopone in visione è oltremodo interessante. Niente affatto materiale, partorito da un pazzoide, come sembrerebbe di primo acchito, considerando l'interlocutore perlomeno bizzarro e dal poco affidabile aspetto. Questo è un progetto di elettroturbina mobile per ottenere corrente elettrica dalla corrente dei fiumi. Quest'altro è un progetto di giardini, di coperture, di abitazione, con struttura a radicamento leggero che consente di ricoprire le case con vegetazione senza appesantirla, ma ottenendo effetto fresco d'estate e protezione invernale con grande produzione d'ossigeno. Questo è un progetto di sfruttamento ecologico, ma intensivo, dei canali del circondario, con ampie zone attrezzate per pesca sportiva, anche remunerativa per pescatori di professione. Tutto ciò può essere sfruttato in modo da ottenere ricchezza per la popolazione senza inquinare,
facendo vivere la gente meglio, dando possibilità di lavoro e benessere alle famiglie. L'uomo si è infervorato, parla a voce alta, nel tentativo di essere più convincente, sciorina disegni, progetti, nel quale, ovvio, crede fermamente. «Tieni, sono tuoi, non te ne pentirai!» Poi Borgei disegna il ragazzo, ancora rintronato dalla sequela di nozioni, note, disegni ed altro. Tentare di rifiutare l'omaggio è pressoché impossibile. L'insistenza del donatore diventa persino prepotentemente patetica. Probabilmente è solo per non sembrare scortese o barbone che accetta il carteggio. Gli paga un altro bicchiere di vino e se ne va col malloppo, salutandolo affabilmente. Arrivato a casa, comincia a studiare quelle cartacce, ma si accorge ben presto che i progetti sono tutti validi e, confrontandoli nel tempo ad altri similari, si rende conto che sono originali, niente affatto copiati, tutti di grande spessore scientifico. Tornerà tante volte in quel bar. Del vecchio nessuna traccia, nessuno ne ha saputo più nulla, si è volatilizzato. Pure una mini inchiesta con vecchi del paese non dà esito. Anno 2050. Bondeno è un luogo simbolo, economicamente completamente autosufficiente, ecologicamente all'avanguardia, coloratissima di giardini pensil che la ricoprono quasi totalmente, i mezzi di locomozione silenziosissimi perché azionati ad energia elettrica, come tutte le attività del luogo, comprese quelle industriali. L'acqua dei canali del circondario è pulitissima e gli argini brulicano di pescatori e in apposite zone di bagnanti. Gli ex immigrati sono tornati quasi tutti, si sono reintegrati nelle impegnatissime industrie realizzate dall'ingegner Volontà, tutte a carattere strettamente ecologico. Davanti al fiume Po, un ex studente di ingegneria sta osservando soddisfatto il lavoro di decine di turboelettriche mobili che ha prodotto ed esportato in tutta la terra. Una nuvola alta sul fiume prende forma del viso di un certo vecchio barbone. Sembra quasi sorrida. E lui lo riconosce, alza i bracci e urla: «Grazie!» L'eco gli risponde: «Grazie!»